abbiamo percorso 180 chilometri. Siamo passati in zone 3 gradi, 4 gradi, fino adesso a 15-16 gradi. È stata una bella passeggiata, bella accoglienza. Tanta gente, tante vespe, molta... Voi venite da? Da Taranto, Taranto. Un percorso poi caratteristico, abbiamo fatto tutto l'interno. Allora, presidente Abbatino, il presidente del Vespa Club di Cerignola, che primo bilancio possiamo dare sulla riuscita di questa giornata? Bilancio sentendo anche, oltre a vedere quello che è possibile osservare, ma sentendo tutti gli altri che stanno partecipando, è un risultato grandissimo. Anche perché solo le preiscrizioni erano circa 600 fino a due giorni fa. Oggi ci sono state iscrizioni sul posto, siamo arrivati a oltre 700 partecipanti. Con un'affluenza di più di 45 club provenienti a partire da Venaria Reale, provincia di Torino, per finire a Crotone, non tralasciando Assisi, Frascati e tante altre città di tutta Italia. Oggi stiamo accogliendo tutti, facendo vedere anche quello che è a Cerignola il nostro polo museale. Ieri hanno avuto modo di vedere il ritorno a Cerignola dell'icona della nostra Santa Protettrice, dopodiché faremo un giro in città per portarli all'azienda Pavoncelli, l'azienda dove la nostra oliva, la Bella di Cerignola, è leader in tutto il mondo e lì viene prodotta. Quindi faranno una degustazione di questa e potranno vedere il posto dove appunto la producono. Vorrei ringraziare il direttivo di tutto il mio Vespa Club, che mi è stato molto vicino e solo grazie a loro ho potuto supportare il tutto. Poi tutte le forze dell'ordine di Cerignola, Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia Stradale, tutti quanti che si sono messi a disposizione. E un ringraziamento particolare anche all'amministrazione comunale, nella persona anche principalmente del comandante dei vigili urbani, dell'assessore, dell'ingegnere Izzilli, responsabile dell'ufficio tecnico e di quanti altri non sto a nominarvi, ma nell'ambito dell'amministrazione comunale hanno dato tutti il loro contributo. Un grazie a tutti ancora.